Ed eccoci con un nostro carissimo che stiamo conoscendo in questo momento, viene da Arezzo, adesso lo presentiamo, Roberto Parnetti. Ecco qui il Palio, siamo nella sede del Palio di Bisignano, quindi ci dà l'opportunità del Palio di conoscere altre cose che vengono fatte, altre iniziative che vengono fatte in tutta Italia, in questo caso da Arezzo. Quindi abbiamo più o meno sondato il personaggio per chiedere un po' prima di aprire le telecamere di cosa si occupa e tutto il resto, però adesso andiamo un po' a sviscerare questa nostra chiacchierata per raccontare un po', ecco, che cosa si fa ad Arezzo, ecco, che allora, conosco bene come città, ci sono stato e l'ho visitata ed è stupenda. Allora, innanzitutto è un piacere per me essere qui e è stato un caso. Sono oramai alcuni anni che ci teniamo in contatto con il presidente. È il presidente, giusto? Il presidente è la mamma che è quello che organizza tutto, insomma. Perfetto, e ho colto l'occasione appunto di fermarmi oggi qui a Bisignano, visto che tra l'altro con mia enorme soddisfazione andrò a fare ora il giudice, il maestro di campo al Palio Normanni, Piazza Armerina. Molto bello. Che è una delle, è l'unica manifestazione, a questo punto anche Bisignano, sono le uniche due manifestazioni che non ho visto dal vivo, perché io oramai, per entrare un po' su quello che faccio, sì, come mi dicevi, certo, io sono nato con la giostra del Sacro del Sangue, chiaramente da Aretino. Tra l'altro un particolare che voglio ricordare è che quando è nato mio figlio, io prima l'ho registrato al mio quartiere, Porta Santo Spirito, colori giallo blu, e poi l'ho registrato al comune, questo per dire insomma un po' particolare. E praticamente, oltre ad aver avuto ruoli dirigenziali, perché sono stato presidente del gruppo giovanile, sono stato consigliere per 12 anni, sono stato direttore responsabile dell'organo di informazione del quartiere Porta Santo Spirito, perché sono iscritto anche all'albo dei giornalisti. Quindi siamo colleghi, insomma. Colleghi. E praticamente ho iniziato poi anche a seguire le varie giostre. Io oramai in 30 anni le ho viste tutte, anche perché i cavalieri aretini erano chiamati a correre le varie gare, per cui nelle varie giostre quintane, per cui ho iniziato con Narni, Ascoli, Faenza, Foligno, tutte quelle che poi ci sono. E dal 2007, visto che raffrontandomi con tutte queste giostre, avendo contatti con tantissime persone, poi ho iniziato anche a collaborare con la FIGS, la Federazione Italiana Giochi Storici, fondamentalmente chi è nelle giostre quintane, diciamo che a me mi conoscono un po' da tutte le parti, anche per i ruoli che poi ho avuto, perché il maestro di campo in tante manifestazioni, il giudice di corteo e quant'altro in tante giostre, ma anche nei pali. Diciamo che ho voluto creare un contenitore nazionale dove si parlasse di tutte le varie manifestazioni. Per cui è nato questo progetto, si dà inizio al torneamento, che vede la compilazione del calendario delle varie manifestazioni, collaborazioni con varie testate, nella fattispecie oramai sono tanti anni, anzi lì sono anche vice direttore del canale Bronte lo dice la sua, che per chi segue le giostre quintane e pali è quello più conosciuto in tutto il mondo, ideato da un ex fantino, Camillo Pinelli detto Spillo, e tramite appunto anche questo canale tutti gli anni seguiamo tante giostre, anche pali, facciamo le dirette. Ora, io l'ultima che ho fatto è stata il Palio di Ronciglio nelle corse a vuoto, che è l'unica corsa in Italia dove i cavalli corrono scossi senza fantino. Poi nel 2017 ho pensato di fare una cosa unica, istituire il premio del miglior cavaliere d'Italia. Ecco, questo è una qualcosa di nuovo, insomma. Ecco. Sì, è una cosa che tra l'altro, ripeto, questa è dal 2017, per cui sono già diversi anni. Allora, innanzitutto la particolarità è che la premiazione tutti gli anni la faccio a giro in una città sede di una manifestazione storica, per cui il primo anno è stato Ascoli, poi Foligno, poi Sulmona, Narni, poi è stato a San Secondo Parmense, Faenza,
Quest'anno la premiazione ci sarà a fine novembre o i primi di dicembre a Monte Rubiano. Questo premio praticamente va a premiare il miglior, è diviso in sei categorie: miglior cavaliere, miglior amazzone, miglior giovane del 18, binomio più vittorioso, scuderia più vittoriosa oppure proprietario dei cavalli più vittorioso. Praticamente a ogni giostra, compreso Bisignano, perché sono tre anni che c'è anche Bisignano, il cavaliere vincitore, che quest'anno è stato Pierpaolo Turco, sì, giusto? Sì, Pierpaolo, allora, Turco, che aveva vinto l'anno scorso e ha rivinto anche quest'anno. Ecco, allora, Pierpaolo Turco ha acquisito 15 punti, che sono i punti che vengono dati per la vittoria di una giostra storica. Giostre storiche io intendo quelle come Bisignano, sì, dove un cavaliere corre in rappresentanza di un quartiere, una contrada, un rione, in un contesto storico, in costume e anche con un premio che è un palio, come avviene qui a Bisignano. Poi sono invece le giostre non storiche, che sono tutte quelle gare ad iscrizione, dove il cavaliere corre in maniera, cioè senza rappresentare nessuno, non in costume, e sono le gare che vengono fatte dalla fisio, comunque gare che vengono fatte in maneggio, comunque sono questi tipi di gare. Ovviamente è un punteggio inferiore, certo, certo, quello più importante. Poi, ora non è il caso di Bisignano, perché Bisignano i rioni corrono con un solo cavaliere, ma in alcune giostre, tipo Pistoia, tipo Narni, viene dato anche il premio al miglior cavaliere. Per cui in questo caso anche il miglior cavaliere acquisisce anche lì un punteggio. Poi anche in questo caso non accade per Bisignano, non so se in passato è mai accaduto, però se ci corrono amazzoni viene dato un punteggio anche per le donne, piuttosto che giovani under 18. E niente, questo premio mi fa piacere che fin dalla prima edizione fu fatta ad Ascoli, proprio perché in Italia non esiste una cosa del genere, anche perché io coinvolgo tutte le manifestazioni, perché anche l'anno scorso la premiazione c'è stata coinvolgendo 42 manifestazioni, da Piazza Armerina ad Ascoli, a Bisignano, Arezzo, Foligno, Massa, insomma tutte le varie giostre, ripeto, giostre quintane dove si usa una lancia piuttosto che un pugnalino, come avviene nelle gare del Lazio, perché il Lazio c'è alcune giostre, Pagliano, Segni, Carpineto, che usano un pugnalino, oppure ci sono altre gare pochissime dove si usa una spada, tipo Bagnaripoli, che è una giostra dove tra l'altro faccio il maestro di campo io da 12 anni a Firenze, e viene usata questa spada. E questo premio è stato ribattezzato e ridefinito una sorta di pallone d'oro. Come nel calcio c'è il pallone d'oro per i calciatori, ecco, per le giostre quintane c'è il premio Mio Cavaliere d'Italia. Ultima cosa è che per dare una particolarità, il premio è la pergamena d'autore, che tutti gli anni viene dipinta da un pittore, una pittrice importante. Certo, certo. Per cui mi fa piacere, ora magari non lo svegliamo, però mi fa piacere aver trovato qui a Bisignano un papabile. Noi abbiamo il maestro Rosario Turco, che è veramente, anche perché insomma noi con lui cerchiamo sempre ci chiediamo di darci una mano, perché queste cose lui è un esperto. No, ma poi ho visto qualcosa, insomma, una bella mano, insomma, che riesce, no, lo fa con molto garbo, con molto gusto e anche con grande, diciamo, ha quel tocco artistico, ecco, che non guasta. Per cui se si renderà disponibile, perché no, un anno si creerà sicuramente questa sinergia. Tra l'altro mi piace ricordare, proprio per dire di come io l'ho definito, perché l'anno è definito il pallone d'oro e è particolarmente ambito, e qui ti posso dire che fino al 2027 io ho già gli anni prenotati dalle varie città dove fare. Certo. Per non svelare la città dove sarà ospitata la premiazione, alla cerimonia che faremo, che tra l'altro è stato ribattezzato Gala dei Cavalieri,
La chiusura sarà il passaggio di consegne alla città che l'anno successivo, certo. Per cui quest'anno a Monterubiano sarà anche la delegazione della città che sa fare 2025 ospiterà. E anche questo è un bel meccanismo anche per tenere boh, sul chi va là tutte, diciamo, sì, no. Tutte le altre poi ripeto città. Una cosa poi ripeto una cosa però che lei ha detto, scusami del tu come mi hai detto sì, tu, e quindi ci diamo del tu e hai fatto il nome appunto di Ascoli Piceni. Io ho seguito diversi pali in Italia e quindi ecco perché prima si parlava un attimino e ero in sintonia perché come quella di Gubbio, Massamarite che fanno con la balestra, sì. Però poi ecco Ascoli Piceno che hanno un campo particolare per i fatti sì, loro. Sì, Ascoli Piceno hanno lo stadio Squarcia che è molto bello con le torri quando si entra, insomma è già scenografico. Sì, loro come Foligno hanno un campo in pianta stabile. Pianta stabile, sì. A Foligno tra l'altro è dedicato a due grandissimi ex giostratori. Marcello Formica e Paolo Giusti, il campo degli giochi, sì. Che appunto essendo un pianta stabile viene usato anche durante l'anno anche per fare serie di allenamenti. Però diciamo che queste sono tutte zone dove c'è già una tradizione antica. Foligno è una... Anche i paesi sono addobbati, diciamo, sono abbelliti, sono... c'è il classico medioevo, insomma. Sì, sì, o comunque il periodo in cui si svolge la manifestazione. Foligno è una manifestazione che è nata nel 1946, per cui comunque come tradizione... ma anche Ascoli è praticamente del dopoguerra, per cui sono tutte manifestazioni che comunque hanno una storia. Arezzo, tu parlavi di Arezzo, la mia manifestazione, sì. Ecco, io nello specifico... L'ho detto perché sono stato molte volte per lavoro a Stia. Nel Casentino. Nel Casentino, quindi ho visitato naturalmente... l'eremo di San Francesco d'Assisi, però io andavo perché c'aveva un'azienda che produceva lì e quindi... Quella zona l'ho visitata più volte, ci sono stato e quindi ecco perché conosco diciamo, quei posti, quei luoghi, e quindi ho seguito poi questa passione sempre di seguire queste manifestazioni in costume. Allora, guarda, io la cosa che dico sempre, anche quando mi chiamano ai vari convegni e quant'altro, io dico sempre che il riproporre le manifestazioni storiche, ad esempio. Io ti faccio esempio, se non era per il Palio Bisignano, io a Bisignano... Non ci saresti mai venuto, è chiaro. Ma come, io faccio l'esempio anche poi di una manifestazione che c'è stata domenica scorsa, dove io tra l'altro ho fatto la diretta streaming, sì. Montisi. Montisi è un paesino di 300 abitanti, ah. In provincia di Siena. C'è quattro contrade, che fanno un palio dal 1972. Quindi. Allora, ti considera, la sera prima... Ripeto, 300 abitanti. La sera prima alle scene propiziatorie c'è sempre 1100-1200 persone. Sono più il triplo dei residenti. Sì. Ma Narni, la corsa, visto che anche prima sì, sono, ecco, la corsa di Narni, vivere anche le taverne e rivedere tra l'altro con le taverne, con quello che muovono le taverne, anche i rioni riescono a superare le spese perché poi. Io parlo anche da chi ha avuto i cavalli, perché mio figlio ha anche corso, per cui io so anche l'investimento che ci vuole. Che perché ora una battuta, Arezzo si dice comprare il cavallo non è tanto comprarlo, mm-hmm. Perché l'acquisti mantenerlo per un atleta, perché comunque il cavallo deve essere un atleta, uno sportivo, sì, sì. Perché sennò non si può arrivare a fare manifestazioni di un certo spessore, ma soprattutto quello che ribadisco anch'io è che bisogna anche preservare la sicurezza anche di questi animali. È ovvio. Infatti non piace tanto quello di Siena a me per questo motivo, perché i cavalli... Sì, però anche su Siena... Allora, io l'ho visto dal vivo, ci sono state proprio lì in mezzo al campo, però insomma... Non però è, anche su Siena... È cambiato qualcosa adesso? Guarda che c'è una selezione indifferente,
per arrivare a quei 10 che poi cureranno il Palio, anche quest'anno erano 98, mi sembra, iscritti all'albo, da dove poi vengono scremati anche in base alle misure, ai cavalli, alle prove che devono fare, per cui ecco, sicuramente. Certo, il palio inteso come il Palio di Siena, comunque dove si corre a pelo, ma anche col sellino, perché ci sono alcuni pali che sono, però dove corre più di un cavaliere rispetto alle quintane come Bisignano, come Arezzo, come Foligno, dove il cavaliere corre da solo, perché comunque sono gare di abilità, perché tu devi centrare un bersaglio. Il palio deve un anello ha una sua complicanza, diciamo, di allenamento, che è diverso dalla corsa. Sì, assolutamente, è proprio tutta una cosa completamente diversa, per cui, anzi, ad esempio, su Arezzo, poi, le caratteristiche di alcune giostre, su Arezzo, per come è la giostra del Saracino, che il cavaliere fa 48 metri, quando tu trovi un soggetto che non è nevrile, che non sente, perché poi Arezzo i figuranti sono lungo la pista, che da noi si chiama Lizza, e non è che i figuranti stanno fermi durante la corsa col cavallo. Devi trovare un cavallo che non senta nulla, che non abbia. E quando trovi un cavallo del genere, praticamente te lo devi tenere nell'ovatta, e finché ti dura quel cavallo tu lo usi. Certo. In altre manifestazioni, Foligno, te devi anche avere un cavallo che ti dà la velocità, perché lì c'è anche il tempo. Per cui spesso va calcolato pure il tempo, sì, che anche questa diversificazione ti fa, cioè te la fa apprezzare per quello, per la realtà di ogni territorio. La domanda mi viene spontanea, perché visto la tua enorme preparazione, ovviamente sia esterna che interna in questo caso, quindi a 360 gradi, però ecco, se uno deve fare dare un giudizio, ecco, se tu devi dare un giudizio, quale sarebbe il palio più bello d'Italia, ecco. Guarda, questa è una bella domanda, non è la prima volta che me ne fatta. Sicuramente. E io ribadisco un concetto. Allora, per me ogni manifestazione, io cerco di apprezzare la tipicità, l'organizzazione, perché anche io potrei dire da Aretino, la giostra del Saracino è nata nel 31. Per cui è la più vecchia in assoluto, ma non per questo, non è perché io sono aretino, vengo e dico vabbè, tanto noi Arezzo siamo superiori all'altro, no, perché magari anche una manifestazione come Bisignano, ma come tante altre, possono avere un qualcosa di diverso, che comunque rappresentano il territorio di dove tu sei. Poi a livello di difficoltà, ogni gara ha la sua difficoltà. Diciamo che tra le manifestazioni quelle più grandi, ad esempio Foligno è denominata l'Olimpiade della giostra, perché? Perché lì se sbagli, se abbatti una bandierina o sbagli l'anello, sei fuori. Sembra un'Olimpiade, insomma. Lì sei fuori. Altre gare, altre giostre, se anche tu sbagli un anello hai possibilità di recuperare, capito? Arezzo vai a tirare in un buratto, vai a tirare con una lancia di 3,30 m, vai a impattare in un buratto, per cui anche lì non tutti sono abituati a impattare poi tirando a sinistra in un buratto, per cui ogni manifestazione, io non è che voglio fare io una classifica, non la faccio, fare il giurato, ecco, stare in giuria è il mio pane, perché oramai anche a livello di giurato io l'ho fatto, che non è facile, insomma, è difficile, non è facile. Allora, io però dico sempre una cosa anche per i comitati organizzatori, e soprattutto anche perché io in genere quando mi chiamano a fare la cosa, il giudice, io faccio sempre dei briefing con cavalieri, presidente o meno, e dico sempre: la manifestazione è la vostra, prima cosa, l'avete letto il regolamento? Sapete le regole? Perché io purtroppo a volte mi sono scontrato con situazioni che era palese che venivano fatte delle ci sono alcune manifestazioni dove vengono fatti ricorsi e quant'altro, ti rendi conto che chi presentava questa cosa magari non sapeva nemmeno il regolamento, non conosceva il regolamento. Allora, la manifestazione è la vostra, prima di tutto chi viene, in questo caso vengo io, mi chiamate a me per giudicare, allora quella mezz'ora di gara è in mano a me, ok? Io o chi per esso
deve essere una persona preparata, deve essere una persona che un attimino cavalli sa cosa funziona. Perché tra l'altro una cosa che, no, che magari a volte non sanno, che durante la gara, se il maestro di campo, giudice, ora non so come stiamo qui a Bisignano, ravvisa che un cavallo ha delle problematiche, il primo è il maestro di campo che deve segnalare, certo, al veterinario, certo, di servizio, perché dopo non è che uno, certo, ha le competenze, però il responsabile è lui, questo sempre per preservare gli animali, perché poi dopo che si va in un tasto che è molto delicato. E il cavallo è un animale abbastanza bello, ma è molto sensibile. Molto sensibile, poi bisogna anche, ma anche i fantini, i cavalieri, a volte c'è gente che va a fare gare che magari fa una giostra una volta l'anno, ma non funziona così, perché te devi prendere la lancia, poi c'è il pubblico. È difficile. Non si può improvvisare ora, perché poi dopo capita. Sono tanti elementi che naturalmente condizionano. E io ribadisco sempre alcuni concetti, così come al comitato di organizzatori, dico sempre: secondo me il giudice, uno, non è che lo deve fare vita naturale durante, perché è giusto anche cambiare ogni tot di anni, ma sicuramente quella mezz'ora di gara è in mano a una persona, e il comitato organizzatore deve essere il primo a tutelare quella persona, che poi vuol dire, non è che ce ne sono tanti che si prestano, è come l'arbitro nel calcio, l'arbitro nel calcio è vero che ora c'è anche il VAR che l'aiuta, però però tante volte si prende, sbaglia pure il VAR, tante volte si prende tantissimi insulti, per non dire molte. E per cosa? Perché magari l'arbitro, tra virgolette, lo fa anche di lavoro, è un professionista. Il maestro di campo per cosa? Per un piatto di pasta? O per... Per cui a volte questo ruolo viene sottovalutato, in senso che mi è capitato a volte anche che il maestro di campo viene scelto all'ultimo. Prima si pensa a tutte altre, poi all'ultimo, amici, c'era a fare il maestro di campo. No. Non funziona così. Comunque, ci sarebbe tanto da dire, Marta. Nella dicitura che vado a mettere, ecco, sotto il nome, diciamo, che cosa devo aggiungere? Perché presidente, giornalista, giudice di gara, insomma, che cosa, qual è il termine giusto? Appassionato di giostre, quintane, pali. Ah, quindi questo, appassionato di giostre, quintane. Poi, ecco, pali. Sicuramente ideatore del premio del miglior cavaliere d'Italia, anche perché questa è una... Ripeto, per come è diventato è una soddisfazione. Sicuramente. Per come... Poi a livello di altri ruoli, ripeto, no, perché ce ne hai tanti, non posso riempire un insieme di... Quindi ecco, per semplificare, ma semplificheremo quello che hai detto, diciamo, sicuramente. Bene, siamo più o meno in chiusura di quello che è la nostra intervista. Noi intanto ringraziamo di avercela concesso, perché non tutti dicono di sì, devo dire, perché quando vedono la telecamera si sentono un po' a disagio. Ma guarda, con me sfondi la porta aperta, perché sei del mestiere, la faccio. Però ecco, sicuramente mi piace anche ribadire alcuni concetti, perché io sono entrato anche sul discorso del maestro di campo, ripeto, che è un ruolo molto importante. E anche la gente non se ne rende conto. Io una volta mi è capitato di mettere fuori in una manifestazione, che non sto a dire quale, che perché poi anche lì ora ti prendo un altro minuto per un altro episodio. Noi non abbiamo limiti. Perché a volte ci sono anche dei regolamenti che non sono perfetti. Chiaro che il regolamento poi è sempre migliorabile. Certo, no? Certo. Io una volta in una manifestazione, in una quintana molto importante, è successo un episodio, non era contemplato nel regolamento. L'ultima regola è che il giudizio della giuria è inappellabile. E allora tu devi anche essere, ti devi prendere. E io ho preso una decisione, o giusta o sbagliata, io ho preso una decisione e squalificai questo cavaliere. Ovviamente una otto contrade, tutte una bestialiti come poi, per forza. E vabbè, finì lì. Finita la manifestazione, il giorno dopo io stavo tornando a casa, mi chiama il sindaco, mi dice: guarda, tu sei stato un grande, perché se non prendevi quella decisione noi ancora eravamo lì a discutere. Sicuro. E io dico:
Ok, però prima di tutto dico il regolamento ora, mettete, è capitato questo episodio, mettete, però io ti dico una cosa, cioè non ci si comporta così, perché mi avete lasciato in balia, responsabilità, in balia, no, ma al di là di quello, perché io lo metto in preventivo, mm-hmm. quando uno sa, come l'arbitro, se uno è, cioè, lo so, ci può capitare che uno ti manda quel paese, succede, però io capisco, ma anche, come, anche con i cavalieri, che bene o male sono tutti amici, quel giorno della gara tutti vogliono vincere, si trasforma, e io, in particolare, sai che io il giorno della giostra, anche se le conosco, io gli do del lei, perché mi sembra corretto, anche verso la manifestazione, anche se lo conosco da anni, ma verso la manifestazione. Dico, certo. Il ruolo che tu hai, tu devi essere il cavaliere, io devo essere quello che prende la decisione, o giusta o sbagliata quella che sia, però tu la devi accettare. Se poi io ho sbagliato, come disse al sindaco, se io ho sbagliato non mi richiamate, mm-hmm. invece mi hanno richiamato per 5 volte, vuol dire che allora insomma, c'è lo spessore, c'è, noi diciamo la stoffa, c'è uno, c'è la stoffa. Va bene. E un'ultima cosa, ma Arezzo, come funziona il palio di Arezzo? Ecco, allora, i contrari ci sono, queste ci sono. Già ti riprendo perché non me lo chiamare palio. Quindi già un errore. Giostra del Saracino. Giostra del Saracino con, no, palio. Perché noi chiamiamo palio, la chiamiamo giostra pure qua, e in realtà ecco, cioè, sbagliamo, perché o è palio o è giostra. Allora, io per dirti, Bisignano da 2 anni, e io ho detto, secondo me è giusto che voi abbiate la dicitura palio del principe, mm-hmm. giusto? Sì. E portate avanti, secondo me, questa cosa. Poi non è un palio, è una giostra, ma ad esempio il palio delle contrade San Secondo Parmense, mm-hmm. si chiama palio, ma in realtà è una giostra, perché si svolge all'interno di un campo sportivo, di uno stadio, nella pista di atletica leggera, e vengono presi gli anelli, per cui fondamentalmente è una giostra, una quintana. Sì. Ad Arezzo è la giostra del Saracino, che si corre con 4 quartieri, io sono Santo Spirito, colori giallo-blu, il quartiere che ultimamente vince diverse volte, perché con l'ultima vittoria di giugno siamo arrivati a 40 giostre corse vinte, anche se siamo stati diversi anni senza vincere, perché da 84 al 96, e io ero al periodo che ero nel consiglio direttivo, eravamo solo figuranti. E c'è 2 cavalieri per quartiere, battono in un tabellone di un buratto con un punteggio da 1 a 5 e ovviamente vince chi fa più punti. E quando si svolge? Quando è il penultimo sabato di giugno in notturna e la prima domenica di settembre. Ah. Tant'è vero, quest'anno io ora collaboro in tanto col nostro, perché noi sempre verso la fine di giugno abbiamo sempre più o meno è la stessa data. Quest'anno Bisignano era il 25 giugno. Sì, era la settimana prima di domenica, facciamo il corteo, poi l'ultima domenica di giugno c'è il palio, che è in concomitanza con Faenza, il palio di Nibali. E quest'anno io collaboro con Teletruia, che è un'emittente locale, per cui il 25 agosto c'è l'estrazione delle carriere, per cui l'ordine di partenza. Poi ci sono le varie prove durante la settimana e domenica 1 settembre c'è la giostra. Perfetto. 147esima edizione della giostra, con la Lancia d'Oro, che il premio è con un'altra particolarità. Noi abbiamo una Lancia d'Oro che ogni anno è dedicata a un episodio, a un avvenimento particolare. Quella di settembre è dedicata all'8° centenario del Stimati di San Francesco. Ecco, quindi c'è. Mentre quella di giugno era dedicata a Giorgio Vasari, nel 450° anniversario della morte. Bene, c'è tanta storia, già questi nomi, c'è tanta storia. Storia, insomma, che poi ha fatto l'Italia, insomma, ecco questa storia. Storia che deve essere valorizzata, poi io qui chiudo. E mi fa piacere che in Toscana, questo è il terzo anno, la Regione Toscana ha istituito proprio un coordinamento con la Presidente, l'amica Roberta Bernini, e viene dato anche dei finanziamenti alle varie manifestazioni, un piccolo aiuto, anche perché il Covid è stato, per tante cose disarmante, ecco, per queste cose è stato veramente uno tsunami. Il
fatto di non poter stare assieme, insomma, in tutte queste manifestazioni l'hanno risentiti. Ora, tutte bandite. Una come Arezzo magari no, però quelle piccole, ad esempio c'è una contrada a Figline Valdarno dove io porto sempre il cavaliere, faccio l'esempio, da dopo il Covid i ragazzi che suonavano il tamburo hanno smesso tutti. Figline Valdarno, se non sbaglio, ci abita Sarri, il tecnico, e il suo paese mi pare, ma diceva anche un altro paese in provincia di Firenze, l'ha nominato prima. Bagnaripoli, tra l'altro la giostra c'è l'8 settembre, il 6, giovedì 6 si fa le qualifiche, i primi tre cavalieri saranno abbinati a Rioni e domenica 8 settembre c'è la giostra. Io sono 12 anni, faccio il maestro campo. A Bagnaripoli ci ho soggiornato, ci ho dormito per diverse serate, diversi giorni, per seguire alcune di queste manifestazioni. E chissà che un indomani veniamo anche a trovare Roberto e veniamo a documentare anche noi nel nostro piccolo quello che facciamo come appunto informazione, documentando quello che voi fate, così facciamo vedere anche qui da noi le belle iniziative che voi portate avanti. Magari io te la butto là, visto che in questo progetto, in questo contenitore di Arezzo al Torneamento è inclusa anche una mostra itinerante. Bello. Che mette in esposizione una ventina di manifestazioni con le lance, ecco, le lance, un altro episodio. Ogni giorno, perché anche lì c'è la lancia in un modo, la lancia Polignate, la lancia Faentina, Arezzo in un modo, a Bisignano un altro modo, più lungo, più corto, più e uno, un profano dice, ma potrebbero essere tutte uguali, se sono diverse vuol dire che c'è qualche particolarità, per cui gli anelli in un certo modo, per cui ecco, magari un anno si potrebbe anche fare qui questa mostra, sarebbe molto come bello. Magari anche la premiazione del mio Cavaliere d'Italia, perché no? Ci pensiamo, e adesso come Palio di Pisignano affronteremo anche questa discussione per trovare la soluzione, diciamo, a poter fare questa iniziativa, perché penso che possa essere valida non soltanto per noi qui a Pisignano, ma per l'intera regione, perché noi parliamo di regione, perché noi questo palio c'è. Infatti stavo per dire che come giostre quintane all'anello nel sud Italia ce n'è veramente poche, pochissime. Però voi avete una particolarità, il palio della Serenata. Quella è un'altra. Io l'ho conosciuta qui. Chicca. Quella è veramente eccezionale. Vi faccio ultimamente i complimenti, perché comunque sono tutte cose che anche pensare. La Serenata, questo è dovuto sempre, come dicevamo prima, al nostro direttore artistico Rosario Turco, professor artista, complimenti. Ha pensato a tutte queste cose già da tanti anni, che vanno tutto al meglio. Bene, Roberto, io ti ringrazio, no, a voi. Restiamo in contatto per quello che diciamo, così poi noi del Palio di Bisignano vediamo se possiamo organizzare e fare quel discorso assieme, no? Con il cavaliere, come dicevi tu, eccetera. Vediamo un po', portiamo avanti queste belle idee, queste belle. Grazie a tutti, l'ultima cosa, portate avanti la vostra manifestazione, tutta la città, perché chiaramente deve essere la città, da iniziare da bambini, certo, ragazzi che devono portare avanti le tradizioni che sono eccezionali, non sono da nessun'altra parte. Grazie mille, grazie Roberto.